Siamo arrivati in fondo a questa importante rassegna dei campionati nazionali di ginnastica ritmica WISPA Follonica. Andrea Benini, confermato sindaco di Follonica, finalmente può parlare. Sindaco, una grande festa. Sì, ci stiamo investendo tanto su questo genere di eventi, appunto soprattutto fuori stagione. Parliamo spesso con questa parolaccia di destagionalizzazione del turismo, quindi di far vivere la nostra città fuori dalla stagione balneare, e lo sport ha già i numeri. Ha già le capacità, le competenze, le strutture per poter fare i numeri e presenze importanti fuori dalla stagione. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto tra marzo e aprile incrementi del 40-50% di presenze turistiche. Una manifestazione come questa, che ha portato nella nostra città tra fine maggio e i primi di giugno, peraltro anche una stagione balorda, perché veramente è stato un maggio disastroso dal punto di vista del tempo, ha portato appunto oltre comunque migliaia di atleti, oltre 2000 se non sbaglio, quindi numeri veramente importanti. È veramente un investimento che facciamo sulla città, sia dal punto di vista sociale che ovviamente appunto anche turistico, economico, e proprio di visibilità, di attrattività della nostra città. E poi c'è lo sport in sé, quello che trasmette la ginnastica ritmica. Follonica ha la storia, la tradizione delle farfalle, e le abbiamo con noi 2 o 3 mesi l'anno a preparare i principali avvenimenti, i principali appuntamenti dalle Olimpiadi ai campionati del mondo, quindi c'è una tradizione molto molto forte, c'è una sensibilità particolare rispetto a questo sport che mette insieme virtù straordinarie, dalla grande sacrificio, grande impegno, grande disciplina, a risultato di straordinaria meraviglia, grazia, leggerezza che riescono a dare le ginnaste durante le esibizioni. Quindi qualcosa di straordinario sotto tutti i punti di vista. Continueremo a investirci, grazie alla WISP, grazie a Sergio, a tutte le persone dello staff, i volontari che hanno collaborato, perché hanno realizzato qualcosa di organizzativamente molto 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 importante. Sindaco ricordava l'impegno importante delle farfalle, insomma a Follonica ce ne sono tanti di eventi, qua la golf è un impianto vero, Follonica è una vera città di sport. Beh sì, effettivamente è vero, ci stiamo investendo sotto tutti i punti di vista nello sport, intanto veramente come grande motore di formazione, di educazione, di crescita dei bambini, dei ragazzi. Quindi contemporaneamente investendo sugli impianti sportivi, abbiamo completamente riqualificato la pista Armeni, luogo fondamentale dell'hockey e del pattinaggio della nostra città. Dobbiamo investire su questo impianto perché è un impianto bello, ancora estremamente funzionale, ma che ha alcune pecche dovute al tempo ormai, quindi abbiamo già un progetto, stiamo già cercando i finanziamenti. E siamo fiduciosi che nel giro di breve tempo possiamo riuscire appunto a intercettare risorse importanti per far sì che questa casa dello sport di Follonica, insieme a tante altre, possa continuare a vivere come sta facendo ora, davvero 365 giorni all'anno, tra gli piccoli eventi, le partite, i campionati, gli allenamenti e i grandi eventi come questo. È tempo di bilanci per questa rassegna di campionati nazionali WISP di ginnastica ritmica. Armando Stopponi, coordinatore nazionale WISP delle ginnastiche. Sono stati 11 giorni intensi, Stopponi. Sì, effettivamente è stato un grande lavoro, però io ritengo che la soddisfazione più alta sia il fatto che sono aumentate le partecipazioni, quindi sono aumentate le ragazzine che si sono esibite. E abbiamo avuto anche l'esibizione di un ragazzo. Credo che in verso questa direzione dovremmo cercare di fare anche uno sforzo in più come società, come comitati, come strutture, per portare appunto i ragazzi a fare questa attività. La Toscana lancia un messaggio, in questo caso Follonica lancia un messaggio che dovrà essere raccolto dalla Puglia, che ospiterà il prossimo anno i campionati nazionali. Sì, oggi diciamo nel 2019 abbiamo fatto i campionati nazionali qui in Toscana. Nel 2020 si svolgeranno in Puglia. L'obiettivo del campionato nazionale, che deve essere la vetrina dell'attività della WISP, e ritengo quindi che sia doveroso spostarsi anche in quelle regioni dove siamo un pochettino carenti a livello di manifestazioni nazionali. Anche perché la ginnastica è veramente una festa. WISP è sport per tutti, socializzazione e festa, la ginnastica lancia in questo caso una bella cartolina per lo sport targato WISP. Sì, anche perché poi alla fine lo sport WISP è inclusione sociale, è tutto, è educazione, significa prendere ad insegnare anche alle bambine come si sta anche all'interno della società. Credo che questi siano un pochettino il recupero di quei valori che al giorno d'oggi
si sono un pochettino persi. E la validità dell'attività della WISP va proprio in questa direzione, considerando anche che noi siamo andati anche alla riforma, no, del percorso formativo, cercando di dare la massima qualificazione, ai nostri istruttori, ai nostri tecnici, e quindi ciò significa anche portare poi nei confronti delle bambine tutte quelle che sono le qualità e le competenze. Siamo arrivati in fondo a questi campionati nazionali di ginnastica ritmica WISP. Presidente Sergio Perugini, era una bella sfida, ma si può dire che questa sfida è stata vinta. Sì, è stata vinta bene perché il riscontro da parte sia dell'atleta che da parte delle società e del pubblico è stato apprezzato tutto il lavoro che comporta l'organizzazione di un campionato nazionale grosso così. 2.500 atlete che moltiplicati per accompagnatori e allenatori fanno molte più persone, più presenze a Follonica, dietro c'è stato un lavoro immenso che ha portato i suoi frutti. Sì, certo, è un lavoro abbastanza grosso anche perché diciamo, Follonica si presta bene perché essendo una città turistica in questo periodo non ci crea problemi sulla recettività e per quanto riguarda anche altri alberghi, ristoranti, quindi la gente è rimasta soddisfatta e che serve anche per promuovere anche la nostra zona, la nostra bellissima Maremma, e tante persone mi hanno detto: ah, ho visto questo, ho visto quell'altro, gente che è stata fino a Saturnia, quindi anche un po' decentrando un po' la parte dove si è svolta la manifestazione. E poi c'è da dire che anche dal punto di vista dei risultati questi campionati per la Maremma sono andati bene, ginnastica Grifone e artistica Grosseto non hanno affatto sfigurato al cospetto delle squadre più importanti d'Italia. No, no, sono anni che io intanto seguo questa disciplina come responsabile nazionale. Quest'anno mi sono messo come organizzatore e posso dire che quest'anno mai risultati come quest'anno sono stati gratificanti per le due società maggiori di Grosseto. Peccato per la Barbanella 1, però Barbanella 1 sicuramente si potrà rifare nella gara di Rosignano, che sono altri 3 giorni dove ci sono circa 800 ragazze che gareggiano. Martina Pezzini e Giulia Gandolfi fa festa con loro l'artistica Grosseto che conquista un titolo nazionale a coppie e 2 medaglie d'argento individuali. Martina, com'è andata la gara di ieri in coppia? È stata intanto organizzata molto bene perché tutto il tempo precedente alla gara è stato molto ben organizzato nei vari campi di gara. E abbiamo lavorato benissimo e la gara è andata bene, siamo molto soddisfatte. Giulia, una bellissima medaglia d'oro. Sì, bellissimo, molto emozionante, soprattutto perché non ce l'aspettavamo, nonostante avessimo lavorato tantissimo in quest'ultimo mese. E quindi sì, siamo molto felici ora come ora. Poi è arrivata la gara individuale, anche lì una bellissima medaglia d'argento. Più soddisfatta per l'argento, magari un po' rammaricata perché con un doppio oro sarebbe stata una Beh, un festa doppio totale. oro sarebbe stato veramente pazzesco, però comunque l'argento ha un suo perché, diciamo, e quindi mi ritengo abbastanza soddisfatta. Un doppio oro che ha sfiorato ancora di più Martina, che è arrivata prima a pari merito, ma poi per regolamento WISP si è dovuta accontentare di un argento, anche se poi di fatto è Dell'argento. un oro mascherato, no? Sì, ma sono felicissima perché dopo un anno di tantissimo lavoro sono felice di alla fine essere riuscita a portare a casa un bellissimo risultato che non mi aspettavo. Adesso come proseguirà la stagione? È tempo delle vacanze o ancora ci sono gare? Ci sono ancora gare, abbiamo ancora le nazionali di federazione. Gianni Ballardini è l'unico uomo di questa rassegna dei campionati nazionali di ginnastica ritmica WISP a Follonica, arriva dalla Romagna. Gianni, quanta emozione a gareggiare oggi in un palcoscenico così importante? Beh, sicuramente è un'emozione, anche perché appunto essendo l'unico maschio mi sento anche un po' tra virgolette unico in questa gara, e quindi l'emozione è sicuramente tanta. Come mai l'idea di competere in uno sport prettamente femminile come questo? Ma per caso, cercando su internet, ho visto dei video di ginnastica ritmica e mi sono appassionato, e ho detto: dai, perché non provare? Oggi è arrivato il titolo di campione nazionale, anche perché ovviamente purtroppo sei l'unico Sì. della tua categoria
categoria, magari ti piacerebbe anche poter competere ogni tanto con qualche avversario? Sì, sicuramente sarebbe più una soddisfazione, ecco. Ricordiamo la tua squadra e magari i tuoi allenatori, chi devi ringraziare? Allora, voglio ringraziare Valentina Gaddoni, che è la mia allenatrice, e Belandri Daniela, che è il direttore sportivo della società. Impegni in questa stagione ancora? L'ultimo. Com'è andata questa annata? Beh, è andata bene, ho gareggiato a gare Xen e Wisp e sono andato bene. Inna Maestruk, istruttrice dell'Artistica Grosseto, che ha concluso questi campionati nazionali di ginnastica ritmica Wisp, Inna, grandissimi risultati per voi. Sì, quest'anno veramente hanno dato il massimo, e più piccoli e più grandi, e abbiamo 4 primi posti, anche se qualcuno ha preso pari merito, però lo stesso Maria Sole Casini, Martina Vizzini tra le grandi, Ida Barbato primo posto ha preso, e la coppia Cerchio Palla Vizzini, Martina e Giulia Gandolfi. Poi abbiamo secondi posti individuale, Giulia Gandolfi, Cecconi Matilde, poi abbiamo terzo posto in coppia Cerchio Clavete, Siria Giulianini e Bianciardi Cecilia, poi abbiamo bel quarto posto di Ambra Allegro, abbiamo sesti posti che sono premiate nelle gare WISP, abbiamo ottavi, nonni e decimi che sono Linda Tassi, Cicconi Marta, Stefania, Sascha Meyer, Benedetti Ginevra, sempre Siria, Giulianini e Bianciardi Cecilia. Sono andate bene anche nei posti comunque, perché come nella ritmica dicono è importante non ultimi, e ultimi non siamo arrivati, sempre in buoni risultati anche Viola Festelli e anche Lana Federica, diciamo, e Iris Bocuti, praticamente ho nominato mi sembra tutti, e vorrei ringraziare Maremma perché sono qui da 1992 che faccio istruttrice di ginnastica, sono ucraina, ho iniziato nella società Grifone, ora nell'associazione sportiva artistica Grosseto, mi fa piacere che da me vengano già, e dall'altra istruttrice che è Carmen Krakan, lei è romena, e ce l'abbiamo anche la mia ex alunna Borese Simone che lavora ora con noi, abbiamo la coreografa Sara Lewis, inglese, tutta staff internazionale che aiuta, e ce l'abbiamo anche alunni che le mamme di loro erano le mie alunni. Per questo rendi conto che per 27 anni hai fatto qualcosa, e anche se ritorno a casa mia prima o poi, la Maremma mi rimane dentro.